ha quasi 1 miliardo e 400 mila abitanti, circa 23 volte più dell'Italia, ed è grande quasi 11 volte. Dal dominio islamico siamo passati al dominio inglese e l'architettura ha subito delle influenze anche. Quindi lui faceva notare come per esempio questa scala sia non tanto le grate che vedete che si chiamano gialli, ma proprio il fatto che ci siano due scale simmetriche che si incontrano sia una cosa che non è indiana, è una cosa che arriva dall'Inghilterra, perché qui la scala è una, non sono mai così. Poi anche questi archi che vedete un po', cioè un po' così con queste curvette, questi sono di architettura indo-islamica. L'India ebbe varie invasioni provenienti dall'Asia centrale, tra il X e il XII secolo, soprattutto nella parte nord. I Mughal estesero gradualmente il loro impero fino a coprire gran parte del continente indiano. Thank you.
questo posto si chiama Barabag. Questo è un crematorio solo per famiglie reali, per le persone alte. Vorrei spiegare questo sacramento nell'induismo come viene fatto, perché tutti noi sappiamo che la morte è l'ultima verità universale della nostra vita. Noi nasciamo solo con l'unica verità che un giorno dobbiamo andare. Secondo la religione dell'induismo, la morte non è la fine della nostra vita. Anzi, noi crediamo che questo sia l'inizio della vita nuova, perché dopo essere morti l'anima abbandona il vecchio corpo e riceve un corpo nuovo. Perché secondo la religione dell'induismo, il corpo dell'uomo è composto dai 5 alimenti: terra, cielo, acqua, aria e fuoco. Siamo arrivati sul forte. Questo è il più grande piazza nel forte, si chiama la Dasarachok. Dasara è una festa di Hindu religione, Chok significa la piazza, ok? Quello è un trono di Maharaja, è coperto di marmo bianco, però viene usato ancora. Quando noi festeggiamo noi brahmini tutti qua dentro, il nostro Maharaja, lui che vive fuori, viene qua, si mette là ancora così. Quelle persone che sono VIP come noi brahmini sacerdoti, ci sediamo sui gradini vicino di Maharaja. Dal XVI secolo diversi paesi europei, tra cui Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, iniziarono ad arrivare inizialmente come commercianti, ma approfittando poi delle spaccature fra i vari regni, si imposero con le loro colonie. Nel 1856 la maggior parte dell'India era sotto il controllo della Compagnia d'Inglese delle Indie Orientali. Un anno più tardi, un'insurrezione a livello nazionale, chiamata Prima Guerra di Indipendenza Indiana, mise in serio pericolo il dominio della società britannica, ma alla fine la rivolta venne sedata. Come conseguenza, l'India passò interamente sotto il governo diretto della corona britannica, come colonia dell'impero britannico.
Vedete che le donne sempre stavano dietro dal tende, sì. Dietro da quelle finestrine chiuse. Grazie. Sì, perché le donne del famiglia reale, che erano guerrieri, non poteva vedere la faccia altri uomini. Perciò il re di questo stato, lui ha fatto questo giardino nel 1734 per le donne del famiglia reale. Loro venivano qua la mattina nel portantine chiuse e stavano qua fino alla sera, cantavano, ballavano, c'era una piscina, nottavano, divertivano qua.
Yes. Del Holi, quando gli spruzziamo il colore, loro facevano quella festa qua. Quella grande vasca era per uomini, primo ministro, il re, sui amici, ministri, tutti lanciavano acqua colorata uno dell'altro lì. E stesso tempo le donne andavano là per fare quella festa lì, perché loro non avevano permesso mostrare la faccia a altri uomini, quindi loro facevano festa lì dietro dal tende. E poi sinistra c'è una la sinistra c'è una balcone da dove si vede la vista della città. Se c'era almeno un
Kashmir. Hai perso il paradiso, ma l'Europa è così. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Chiamano Mujahideen, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è in metro con te. Più li guardi, più ti sembrano pazzi. È vero che hai imparato le canzoni di Pharrell. Tutto sommato fai una vita normale. Ma tutte le ragazze qui vedono così, come un mezzo criminale, una spia mediorientale. Io se fossi un dio vi direi così. Io coi mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non sono un mujahideen, ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir. La luce della fede mi ha portato fin qui. Come il vento soffia dietro ai miei passi. Giuro che ho studiato nelle scuole migliori. So che gli alcolici ti portano fuori. Ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì. Questa vita occidentale, no, non è così male. Io se fossi un dio ballerei così. Io con mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Figlio di Mujahideen, sotto il cielo del Kashmir. Hai perso il paradiso, ma l'Europa è così. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Taj Mahal è un mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore mogul Shah Jahan in memoria della moglie preferita. È stato inserito nel 2007 fra le nuove 7 meraviglie del mondo. Come on.
ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਐ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲੋ ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਲੋ guardate anche che perso a figura che viene dal fuoco, che si chiama Agni, che sempre è il nodo nella barba, perché sempre è il nodo nella barba per controllare il fuoco. Dove voi troverete una statua di Dio dal fuoco, sempre è il nodo nella barba. Guarda, primo, secondo, a destra che sta facendo bagno dai capelli, perché le donne indiane che loro hanno capelli lunghi, su durante bagno, dopo bagno, sempre stanno facendo bagno dai capelli. Il Kama Sutra, che diventa scultura in pietra in un luogo sacro, simbolo dell'induismo, unico e ripetibile nel campo dell'architettura religiosa indiana. L'imponente complesso di Khajuraho oggi conserva solo 22 templi degli 85 originali. Ganga Aarti, che si celebra al tramonto nella città santa di Varanasi, si tratta di un rituale indù dedicato alla dea madre Ganga, dove alcuni officianti eseguono un elaborato rituale di offerta che ha come componente essenziale il fuoco. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. She broke your throat and she cut your hair.
and from your lips she drew the Ci dica, questa esperienza com'è andata? L'acqua fino alle ginocchia, was moving too, and every breath we drew was high.